Questo programma è offerto da... La tua attività necessita di un nuovo look? Dread Multimedia, e tornerà a splendere. Dread Multimedia, creazione e gestione siti web, posizionamento su Google e sui migliori motori di ricerca, grafica pubblicitaria, sviluppiamo le tue idee su biglietti, volantini, brochure, locandine, manifesti e altro ancora. Realizziamo il tuo spot TV o video aziendale, riprese, montaggio e servizi fotografici per cerimonie, eventi, saggi, spettacoli, manifestazioni di ogni genere, tutto rigorosamente in alta definizione. Dread Multimedia, Photo Imaging, in via Stazione Vecchia 79, telefono 320 75 50 740. Buonasera e ben ritrovati su Extra Time. Questa sera una puntata ricchissima di spunti e di contenuti. Ieri grande festa dello sport al Dino Liotta di Licata, dove i gialloblu hanno battuto nel big match della giornata. Da tanti è stata definita la gara dell'anno, e in parte lo era, e i gialloblu non hanno fallito la prova né sugli spalti e né sul campo. Una cornice di pubblico incredibile per l'eccellenza, è un Licata che ha portato a casa il massimo risultato con il minimo sforzo, un 1-0 con una rete di testa al 12° minuto che è bastata per avere la meglio dei cugini del Canicattì e allungare a 6 punti, dando una sferzata decisiva, importante al campionato. Oggi ne parliamo con un parterre di eccezione, per la prima volta su Extra Time, due giocatori dell'Licata Calcio, tra i protagonisti di questa cavalcata che vede gialloblu in testa al girone B dell'eccellenza. Con noi Roberto Convitto, buonasera. Buonasera. E Leandro Rizzo, buonasera. Buonasera a tutti. Rino Di Vincenzo, buonasera Rino, chiaramente una delle due presenze fisse che ci accompagneranno da qui alla fine della stagione, l'altra Andrea Camilleri, che oggi ha dato forfè per febbre, quindi capita anche questo, forse per la troppa emozione di ieri. Allora, io direi di partire subito con il servizio di Licata Canicattiri. Vediamo queste immagini di questa domenica fantastica e poi di nuovo in studio per commentarle con i protagonisti della giornata. Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Dino Liotta. È probabilmente la giornata più importante dell'intero torneo per il girone A di eccellenza. Si sfidano il Licata e il Canicattì, le prime due forze del campionato, distanti 3 punti, squadre già nel cerchio di centrocampo. Anzi no, si tratta del capitano Maggio, spiove il pallone all'altezza dell'area di rigore, Lupo adesso sì, poi una conclusione da parte di D'Angelo, bloccata però in maniera abbastanza tranquilla da Federico Valenti. Perde palla Tedesco, convinto dove la può puntare l'area di rigore, entra, palla bassa sul secondo palo, Testa, il Licata in vantaggio, l'ha sbloccata Davide Testa, errore clamoroso da parte di Tedesco, ha sfondato sulla destra convinto appoggiando il pallone per Davide Testa, che sul secondo palo è arrivato puntuale all'appuntamento con il gol. Esplode lo stadio di Noliotta, Davide Testa, minuti di gioco numero 12, il Licata in vantaggio. C'è Testa sulla sua verticale, l'appoggio, Testa, area di rigore, palla fuori per San Giorgio che si può coordinare, lo fa, conclude male, fuori. Mentre il Canicattì prova a riportarsi avanti con Di Mercurio, che va anche alla conclusione chiamando Federico Valenti a un grande intervento, grande giocata di Di Mercurio e grande risposta da parte di Federico Valenti. Ancora Maggio, altro spiovente, aria piccola sul secondo palo, Lupo conclude male, ma era una grande occasione per il Canicattì, con Lupo che non ha trovato tempo e modo per indirizzare nello specchio della porta. Può puntare nell'uno contro uno, Enea prova addirittura una conclusione, Raggi abbastanza velleitaria, eravamo sui 40 metri, prova a prendere la linea di fondo Davide Testa, arriva poi un cross all'altezza del dischetto del rigore, limite dell'area, convinto, si combina male, palla altissima.
campo, prova addirittura la conclusione, salta Doda, troppo facile, Caronia, conclusione alta sulla traversa della porta difesa da Valenti. Tedesco, limite, testa, intelligentissima questa giocata dell'attaccante giallo-blu, D'Angelo prova addirittura una conclusione dalla grande distanza che si perde, larga con Federico Valenti che la controllava. Arriva il cross di Di Mercurio sul secondo palo, si coordina Caronia, stacca, ma è praticamente un passaggio a Federico Valenti. Torna sul pallone, allarga bene verso Cannavò, area di rigore, Cannavò affrontato da Di Mercurio, appoggio per Convitto, Convitto, la grande risposta di Pietro Iacono, la grande risposta di Pietro Iacono, San Giorgio ha un controllo sbagliato, Cannavò può tornare sul pallone, lo fa, la posizione però è di offside. Importante il suo intervento, Malcanicati è ancora in avanti, sul secondo palo Iraci, palla che resta lì, Polito, palla che passa di pochissimo vicino alla porta difesa da Valenti, è una grande occasione anche questa per il Canicattì, è rimasto nella metà campo del Canicattì mentre spiove il pallone che viene catturato da Federico Valenti per un intervento che vale come un gol e che fa esplodere il Di Noliotti. Palla per Doda, ancora Rizzo, prova a tenerla su, affronta Tedesco, arriva il triplice fischio finale, esplode il Di Noliotta, illicata, batte il Canicattì, 1-0, decide la rete di Davide Testa al 12° minuto, illicata vola a più 6 e mette una seria ipoteca sulla vittoria finale di questo girone A di eccellenza. Queste le immagini salienti commentate da Giuseppe Cellura, immagini che certamente non possono sostituire l'emozione di chi si è trovato allo stadio ieri per questa partita. Roberto, cominciamo con te. 12° minuto di gioco, Tedesco si allunga il pallone in quello che sembrava un passaggio innocuo, insomma una ripartenza da parte del Canicattì. Hai visto lo spazio e ti sei infilato. Sinceramente, riguardando le immagini, non mi riconosco neanche io perché non ho questa cattiveria nel recuperare questi palloni. Però davanti a quel pubblico, in una partita del genere, mi sentivo di entrare in campo con una cattiveria che serviva, quindi ho recuperato palla e ho fatto quell'assist per Testa. Lo hai visto Testa al centro dell'area o hai tirato? Sinceramente non l'ho visto, però sapevo che si trovava lì. Senti, Roberto, sei troppo sincero. Quando è stata la partita con l'Alcamo, quando ti hanno fatto la domanda se avevi tirato in porta avevi crossato, hai detto che hai crossato. Questa volta hai detto che non l'hai visto. Battuta a parte, insomma, però è stata una grande azione la tua. Sì, no, ma io sono sincero, è giusto dire le cose come stanno. Quindi è vero, non l'avevo vista, però ho messo la palla lì. È andata bene, doveva andare lì. Leandro, il tuo invece è l'ultimo tocco della partita, insomma, avevi la palla al piede, hai sentito il triplice fischio e da lì il boato del Di Noliotta e lì avete detto è fatta. Sì, diciamo che noi eravamo consapevoli che affrontavamo una partita molto complicata sulla carta contro una squadra che fa una delle migliori squadre che fa un gioco straordinario insieme a noi, poi veniva da un filotto di risultati positivi, 15. Diciamo di 15 risultati, però noi... Secondo me la partita l'abbiamo preparata in maniera giusta e abbiamo meritato di portare a casa questi tre punti fondamentali che sono veramente molto, molto importanti questi punti. Vi fanno guardare in avanti insomma con maggiore ottimismo. Erino, una gara che ha avuto tante chiacchiere dietro, tanto nervosismo, le due squadre, il Dicata sicuramente è riuscita ad isolarsi da tutto questo e a sfoderare una grande prestazione. Non è stata una grande partita, ma la posta in palio era altissima. Quando ci sono queste partite, si sa, è una partita fatta di tatticismi e poco spettacolo. Vince chi mette la palla dentro e chi sbaglia meno. Faccio i complimenti a Roberto qua davanti perché ha creduto in quella palla affrontando il difensore del Canicattì. Non c'era bisogno di vedere chi c'era in mezzo perché penso che ormai si conoscono a memoria e giocano a memoria. O c'era lui o c'era Cannavò, quindi metti la palla in mezzo e li trovi sempre. Fammi fare un plauso al pubblico ligatese per come ieri ha risposto in raccolta in massa alla chiamata di questa gara, per come si è comportato, nonostante si parlava di chiacchiere, tensione, cose varie. Apriremo un capitolo, insomma, su, no, su quello che è successo ieri, fuori dal campo. Ieri ha vinto, no, a parte fuori dal campo, ieri ha vinto lo sport perché... Molti amici di Canicattì hanno seduto in tribuna, anche seduti vicino a me, quindi
Sono entrate anche con le fasce colle delicate, quindi figurati che diciamo che abbiamo smentito, fra virgolette, ciò che pensava il questore. Parliamo ancora dell'aspetto tecnico. Ti faccio una domanda sul Canicattì. Lo spauracchio, i raci, tutti insomma avevano, tra virgolette, paura di un giocatore che è fortissimo, certamente. E addirittura si pensava che probabilmente Campanella poteva, come dire, affibbiargli un giocatore, un senior, un Parisi, per esempio. Invece Campanella ha creduto, ha scommesso su Enea, che lo ha ripagato alla grande. È stato praticamente il migliore in Di campo. Enea ne avevo parlato già nei mesi di novembre-dicembre, che è un ragazzo in crescita, un ragazzo di personalità e sta dimostrando di crescere di partita dopo partita. Enea ieri, voto mio 10 perché ha annullato completamente i raggi su quella fascia. Pure io mi aspettavo di un cambiamento Enea a destra e di un Chiavari a sinistra. Però faccio veramente i complimenti al ragazzo per come sta crescendo e gli auguro tanta fortuna. Leandro, dalla sconfitta della Parmonval, che si pensava avesse rimesso in discussione un po' tutto, a questa vittoria con il Canicattì, sono passati un mese e mezzo. Ne è passata acqua sotto i ponti, il Licata da lì ha cominciato a macinare gioco e punti. Cosa è cambiato? Se è cambiato in voi qualcosa? Quella sconfitta poteva anche, insomma, come dire, darvi una bella batosta. No, sinceramente noi siamo una squadra che siamo molto forti mentalmente. Siamo una squadra che prima di ogni partita ci guardiamo in faccia. Tutti gli avversari secondo me ci temono. Poi attraverso i risultati, attraverso il gioco, secondo me siamo la squadra la più forte in questo momento. E lo dimostrano i risultati che ci seguono. Abbiamo ogni tanto 5 minuti di follia nei 90 minuti. 5 minuti ogni Bisogna tanto annullare ci quelli. stanno. Abbiamo 5 minuti di follia, ci stanno, Abbiamo attenzione, non. caratteri un po' diversi, un po' molto forti. Ecco. Roberto, cosa vi ha detto Campanella negli spogliatoi? Sopra di 1-0, raccontaci un po' cosa si diceva negli spogliatoi a fine primo tempo. No, ma di mantenere il risultato e di stare concentrati soprattutto i primi 10-15 minuti, perché si sa, in una partita così molto importante, i primi 15 minuti del secondo tempo sono molto fondamentali, quindi ci ha detto di stare sereni e di difendere il risultato. Andiamo a vederla questa classifica aggiornata con i risultati di ieri, con il Licata saldamente in testa alla classifica, ma adesso i punti dal Canicattì sono 6, 49 per il Licata, 43 per il Canicattì, 39 per il Sant'Agata, non lo dimentichiamo, pareggio del Sant'Agata e Licata che allunga anche sulla terza in classifica, 34 la Parmonval, 33 Dattilo e Mazara, 30 Geraci, 26 Castellammare, 25 Profavara, 23 Alcamo, 22 Mussomeli, Marsala 19 punti, Cus Palermo, prossimo avversario del Licata 16 punti, Caccamo 12, Partinico Audace 11 e chiude la classifica a Castelbuono con 3 punti, Caccamo che proprio ieri ha esonerato il tecnico Antonello Capo di Casa, ex giallo-blu. Rino, vittoria del Licata ma anche a lungo sul Sant'Agata. Sant'Agata che continua a non perdere, ma Ma che continua a perdere punti dalla testa. continua a pareggiare. No, ancora ci sono tante partite. Io già avevo detto, avevo anticipato che per me il campionato già era chiuso. Prima ancora che il girone d'andata, lo potevamo perdere solo noi. Abbiamo avuto una piccola sbandata con la Parmonval che si è subito ricucita. Sappiamo il valore di questa squadra, di questi ragazzi, quindi come dicevo poco fa scherzando, ogni tanto abbiamo 5 minuti di follia durante i 9 minuti che bisogna annullare quelli là. Ieri ho visto però tanto equilibrio dentro il campo, specialmente a centrocampo, no, dove in passate alcune partite avevamo qualche defaillance. Il Sant'Agata sta deludendo. Purtroppo, sì, è vero, rimane imbattuto, però sta prendendo partite, colpi di punti, ci stiamo allungando tanto. L'unica che ci rimane a seguire è rimasto il Canicattì che abbiamo allungato, però dobbiamo gestire questi 6 punti, perché ancora mancano 11 partite. E sono pochi, sono tanti, ma sono sempre pochi. Canicattì, che tra l'altro mercoledì giocherà la finale di Coppa Italia e domenica ospita il Mazara. Mazzara. Nel frattempo la regia ci ha mandato i risultati, li vediamo: il pareggio dell'Alcamo contro il Castelbuono 1-1, il pareggio a reti bianche del Sant'Agata contro il Puikus Palermo, la vittoria del Castellammare contro il Dattilo, e la vittoria del Profavara 4-0 contro il Geraci su un campo ostico. Complimenti a mister Peppe Balsamo. Licata Canicattì 1-0, Mazara Partinico Audace 3-0.
Mussomeli Marsala 1-1, Parma Valcaccamo 2-0. Rimaniamo sui risultati. Roberto, un commento sul Dattilo che ha perso in casa, insomma, la tua ex squadra. Stavo né il Castellammare neanche il Favara, però come sappiamo in questo campionato non ce ne sono partite facili, anche se giochi con l'ultima in classifica rischi di perdere, quindi mi sembra strana questa sconfitta del Dattilo. Sconfitta, rivediamo la classifica così magari insomma anche giusto, visto che abbiamo aperto come dire, il capitolo delle altre squadre, quindi una classifica che si va delineando in testa con il Licata in prima posizione e a parte il Canicattì, Sant'Agata, Parma, Valadattilo e Mazzara sono lì insomma per giocarsi l'ultimo posto nei playoff, sempre che non ci siano 10 punti di vantaggio tra la seconda e la quinta. Ieri avrebbe riaperto di nuovo la griglia playoff alla quinta. No, il risultato più clamoroso è il pareggio del Castelbuono ad Alcamo, dove vinceva pure 1-0 e l'Alcamo è pareggiato nel finale. Alcamo che potrà rimpiangere questi 2 punti nel finale del campionato. Attenzione, si ritrova un punto nei playout. Come l'abbiamo rimpianti l'anno scorso. Ecco, noi già ne sappiamo e già li abbiamo già rimpianti come dire, ampiamente. Vediamo, torniamo nella pancia del Dino Liotta, negli spogliatoi, con le interviste ai protagonisti della gara, a pochi minuti dal fischio finale. Al Fio Chiavaro arriva un 1-0 che ci sono ancora 33 punti da qui alla fine del campionato, però possiamo dire mette una buona ipoteca sulla vittoria finale del Licata. No, assolutamente, io l'ho dichiarato in settimana, era una partita fondamentale dopo i fatti dell'andata, comunque anche per un orgoglio personale riscattarci rispetto alla partita dell'andata. Siamo stati, io dal campo l'ho visto eccezionali dal punto di vista tattico e non abbiamo lasciato spazi né a destra né a sinistra e loro comunque attaccanti, erano tutti e due rapidi, giocatori di categoria. Poi davanti sapevamo che comunque abbiamo anche Leandro che è rimasto fuori, abbiamo 4 attaccanti che in qualsiasi momento la palla te la buttano dentro e te la sbloccano con una giocata. L'importante oggi era, avevo parlato con i ragazzi, non stare sereni e l'abbiamo dimostrato. Abbiamo dimostrato una forza di squadra e di serenità di tutto l'ambiente. Faccio anche un applauso, non lo so, io ieri vedevo Sassuolo in Serie A 2500 persone, vedere tutte queste persone in eccellenza, siamo dei privilegiati per questa categoria. Dobbiamo essere tutti consapevoli che comunque è stata una grande vittoria, ma quello che conta ormai... Oggi sì, stiamo festeggiando, lo sento, ma domenica a Palermo contro il CUS sarà una partitaccia. E aver vinto oggi e poi sbagliare le altre sarebbe un peccato a questo punto della stagione. Mister, abbiamo avuto un'impressione, non è stato il Canicattì brillante delle altre domeniche, probabilmente anche perché di fronte c'è stato un grande Licata. Hai detto tutto tu, quindi fammi le domande. Sì, è chiaro che non è stata la migliore partita a livello di gioco che aveva espresso il Canicattì, di solito siamo abituati a fare altro, però di fronte avevamo la migliore squadra del torneo, lo sta dimostrando quei fatti, è inutile girarci attorno, una media punti incredibile, forse la più alta degli ultimi 10 anni, nonostante tutto fino a prima della gara eravamo a solo 3 punti dal Licata, quindi bisogna fare i complimenti a tutte e due le squadre. Una perché sta tenendo un ritmo veramente importante, stanno rispettando quelli che erano gli obiettivi di inizio campionato, e l'altra che sta fino a prima della gara era riuscita a tenere aperto il campionato. Le ha provato tutte durante la partita anche a livello tattico per provare a pareggiarla, a un certo punto 4-5 attaccanti con il raggio abbassato terzino, ci ha messo tutto quello che poteva dalla panchina. È chiaro che poi la struttura della squadra un po' viene a mancare, però abbiamo, forse più con la forza mentale, abbiamo cercato di pareggiare la partita, però era una partita un po' bloccata, è una partita che il Licata ha costruito la vittoria su quell'episodio, su quell'uscita errata nostra in difesa, ci hanno rubato palla, non siamo stati bravi a lavorare in fase preventiva per riprendere il possesso del pallone. Ti ripeto, se avessimo pareggiato credo che non Canicattì non avrebbe rubato l'uno.
C'è un appuntamento con la storia mercoledì in questa finale di Biancavilla contro il Marina di Ragusa, anche in quel caso si confronteranno due squadre di alto livello. Sì, già per noi l'ho detto dentro lo spogliatoio ai ragazzi, questa partita fa parte del passato. Abbiamo subito mercoledì un incontro importante, importante per la storia della città, importante per noi addetti ai lavori, per noi, per i loro giocatori, e quindi già la testa è rivolta alla partita di mercoledì. Mister Campanella, arriva un 1-0 importantissimo in questo scontro diretto con il Canicattì. Mister, noi l'abbiamo vista ed è stata preparata bene questa partita durante la settimana, gli esterni alti a schermare quelle che erano probabilmente le caratteristiche migliori del Canicattì con i due esterni alti, Raggi e Caronia. È un Licata che l'ha vinta bene. Ma il Licata l'ha vinta bene, l'abbiamo preparata bene, grande onore a questi ragazzi che si sono battuti alla morte, e devo dire che alla fine, in base alle occasioni che abbiamo avuto sia noi che loro, penso che non abbiamo rubato niente. Tutto qua. Da domani in poi ci godiamo questa vittoria, da domani in poi penseremo al Cusso Palermo. Arriva la sesta vittoria consecutiva a Licata, che nel 2019 ha conosciuto solo vittorie e soprattutto, nota importante, non ha ancora subito gol. Ma a prescindere da questo, mi preme prima di tutto dedicare questa vittoria a questo meraviglioso pubblico, che se dico di Serie D li offendo, minimo è di Lega Pro, perché sono stati incredibili, hanno incitato la squadra nei momenti giusti, al punto giusto, e sinceramente non è retorica la mia, glielo dedichiamo a loro, io personalmente glielo dedico a questo meraviglioso pubblico che si merita altre categorie. Si sono affrontate oggi due squadre di alto livello, sia il Licata che il Canicattì, due squadre di altissimo livello. Devo dire che il Canicattì è una gran bella squadra, gioca bene, purtroppo ogni anno c'è una squadra che deve soffrire. Speriamo che il 9 di aprile noi gioiamo e loro, mi dispiace, però gli auguro di vincere la Coppa Italia, ma di cuore, non ne so fare io, speriamo bene. Ultima domanda, lei non ce lo dirà mai, però 6 punti di vantaggio con 33 a disposizione, c'è un'ipoteca sulla vittoria del campionato? No, è un buon vantaggio e ce lo godiamo, però non bisogna abbassare la guardia, ripeto, da martedì penseremo al Cusso Palermo, che è una partita abbastanza importante. Oggi, se non sbaglio, ha pareggiato col Sant'Agata, significa che è una squadra molto, molto agguerrita, e poi gioca bene, perché anche qua ha dimostrato che è una gran bella squadra, non è da questi posti, però ripeto, a volte si trovano in situazioni strane, comunque poi ci penseremo. E questi erano i commenti a caldo del dopo Licata Canicattì. Vi ricordo che mentre ci seguite in diretta potete anche porci delle domande, nei limiti del tempo, insomma, potremo rivolgerle ai nostri ospiti. Parlavamo proprio della media punti del campionato, Rino. Nel girone B il Biancavilla è in testa con 36 punti, nel girone A sarebbe praticamente quasi fuori dai playoff. Sì, quindi il Canicattì non è fortunato ad avere il Licata davanti, il Licata non è fortunato. Però sono due gironi completamente diversi anche nel tipologia di gioco, perché pure il Palazzolo, che ha una grossa squadra, una grossa struttura, si ritrova in questo momento in seconda posizione. E si è parlato del pubblico, ne parleremo ancora, però si sono fatti dei numeri, perché diceva Chiavaro, vedevo il Sassuolo, c'erano poche persone. Io vedo un paio di dati, perché ieri si è giocato Siracusa-Trapani al De Simone con 2.116 paganti, e si è giocato anche San Cataldese-Marsala con 500 paganti, quindi Lega Pro e Serie D, insomma, beh, si giocava una gara di cartello, per carità, ma sempre una gara di eccellenza. Leandro, eri abituato a queste cornici in queste categorie? Diciamo, Licata è una grandissima piazza, insieme alla partita col Marsala e con il Trani, questo pubblico non si vede da nessuna parte. Dice benissimo il nostro mister Campanella che Licata non è una piazza d'eccellenza, ma merita veramente altri palcoscenici. Roberto, che differenza c'è tra giocare in una squadra che attorno non ha un seguito, vedi Dattilo, dove la grande passione del presidente porta avanti una squadra con grandi risultati, ma dove non c'è, insomma, una città che vi segue, e giocare invece con questa pressione? È uno stimolo, in certi casi può essere anche un limite? Ma è uno stimolo sicuramente. Io l'anno scorso ho giocato a Dattilo, la piazza sì, tranquilla, abbiamo fatto bene,
però giocare a Licata penso che sia qualcosa di straordinario. L'auguro a tutti di giocare qua a Licata perché è veramente una grandissima piazza. Questa settimana avete avuto, insomma, pressione positiva, chiaramente, mentre giravate per la città, insomma, qualcuno che vi incitava, avete sentito, insomma, il calore della città, l'attesa. Sì, ma è normale. C'è sempre qualcuno che ti incita, qualcuno che ti ferma per strada e ti dice qualcosa. Però a noi ci fa piacere questo, però la cosa importante è che abbiamo fatto il risultato. Quello sicuramente. Tra l'altro lo aveva detto anche domenica scorsa Mister Formisano, allenatore del Partinico Audace, quando è stata rivolta la domanda su chi tra le tre squadre che occupa nei primi tre posti della graduatoria aveva, insomma, qualche numero in più per poter aspirare al salto di categoria, e Formisano lì ha detto Licata, una città che spinge, cosa che non c'è, insomma, a Sant'Agata, o in parte c'è a Canicattì. Andiamo dietro gli specchi, noi siamo la storia del calcio in provincia, abbiamo fatto calcio, siamo cresciuti con il calcio, per noi, per loro magari no, ma per noi ci siamo abituati a vedere queste pubbliche eccellenze. Se incominciamo da un Licata Agri a 7.000 spettatori, in un derby pure molto sentito, io non vedevo questo pubblico a Liotta dalla partita in Licata Parma, un Val Matematica Promozione pure in D. Spero che dopo questo pubblico ritornerà di nuovo sugli spalti, a dare manforte ai ragazzi, perché è normale che un conto è giocare in una piazza tranquilla dove non ci sono ambizioni, un conto è giocare con un pubblico sulle spalle così che ti porta a stimolare a Ecco Rino, questa è fare. un'immagine che abbiamo prelevato da Instagram, è che la ressa per entrare in tribuna 40 minuti prima dell'inizio della partita. Tanta gente, certamente, probabilmente si poteva fare come dire, un servizio diverso per permettere l'afflusso degli spettatori in tribuna. C'è stato anche chiaramente, insomma, qualche problema, soprattutto perché c'era il discorso dei documenti, insomma, quindi qualcuno è entrato a partita già iniziata, però sono sicuro che la società, insomma, adesso sa cosa succede quando sale la febbre, e magari la prossima volta qualche transenna in più, insomma, qualcosa in più, dico, No, potrebbe aiutare, però quello è un'immagine sintomatica. quella è un'immagine 40 minuti prima, ma alle 3 e un quarto partite iniziate erano sempre le stesse immagini, non cambia nulla. Alle 3:20 ancora vedi le persone fuori che devono entrare, quindi diciamo che sì, il filtraggio serviva per il timore che c'era, non c'era, però alla fine sono entrati tutti perché uno spettacolo di questo non si può lasciare la gente fuori. Molti di Canicattì sono entrati. Mi ha fatto piacere, io li ho seduti vicino, non è successo nulla, hanno applaudito a fine gara e diciamo che è un qualcosa in più per questa società. Abbiamo dimostrato ancora una volta che Licata è civile sotto questo aspetto. Roberto, ti arriva una domanda dal pubblico. Ti trovi meglio a giocare come esterno o dietro le punte? Io, come sapete, posso fare tutto. Io fino a quando giocavo a Marsala ho fatto anche il terzino. Però, ripeto, io mi trovo bene dappertutto, dove mi serve in mente io gioco. Leandro, quanto hai sofferto ieri in panchina? Sì, diciamo ogni calciatore non è felice quando non gioca, però io mi metto a disposizione della squadra e metto a disposizione del mister, lo capisco perfettamente, ci ho anche parlato con il mister, però l'importante è che sia arrivata questa vittoria molto fondamentale. Poi piano piano le cose si aggiusteranno sicuramente, però ho fiducia nei miei compagni. E poi volevo dire una cosa, che la partita di ieri, la vittoria è stata, parlo a nome di tutta la squadra, è stata dedicata a Marco Civilleri. Ok, chiaramente la dedica a Marco Civilleri, che proprio all'andata, insomma, per quei fatti che tutti conosciamo, ha ricevuto quel DASPO, insomma, che lo terrà lontano dai campi di gioco ancora per un po'. Rino, a proposito di Rizzo in panchina, che è un lusso certamente per la categoria, forse anche per una categoria superiore, al 73esimo Rizzo rileva convitto, all'80esimo esce Asensio, entra Parisi. Mi sembra, insomma, che una squadra del genere. Diciamo che ci siamo un pochettino equilibrati in questo momento, Sì, perché abbiamo parlato tante volte su Extra fino a Time. dicembre avevamo chi doveva entrare, quindi ci vogliono. Io poco la puntata scorsa ho detto ogni giocatore deve indossare la camicia che gli sta bene, quindi è giusto che quando si fanno dei cambi deve essere sempre sulla stessa lunghezza d'onda dei cambi che si fanno. Logicamente esce Roberto, che è uno veloce, salta l'avversario, ne entra un altro che sono uguali, quindi ti vanno a mettere in difficoltà la difesa avversaria e ti aprono gli spazi. Anche Sulla fascia sì, ti abbiamo guadagnato in velocità. mentre Roberto gli piace svariare su tutto il campo, lui.
Vediamo invece come hanno festeggiato i giocatori negli spogliatoi a fine partita. Abbiamo anche lì prelevato dal profilo di Marco Cantavenera. Vi lasciamo proprio all'audio originale. Cappello, Valenti. Leandro, sono quei momenti in cui sei orgoglioso di fare la professione che fai, forse? Sicuramente, quello senza dubbio. Però io come giocatore non vedo l'ora di scendere al campo in una piazza molto calda come Licata. Poi io parlo in maniera personale. Per me l'emozione della gente, dare qualcosa alla gente, alla tua gente, è qualcosa di indescrivibile. Chiedono il dato dei paganti al Dino Liotta. I paganti al Dino Liotta, secondo la società, erano 2.100, questo è il dato diffuso dalla società, ma a occhio, insomma, sembravano molto di più i tifosi, però insomma non stiamo qui a giocare sui numeri, certamente insomma le immagini parlano chiare, che fossero 2.000, che fossero 3.000, insomma c'era una cornice eccezionale, Rino. Sono domande che... non hanno rilevanza fare questa domanda quando erano i paganti. Un po' la curiosità da parte dei nostri ospiti, se abbiamo dato i numeri su... Vabbè, ma quelli sono problemi dei contabili della società, non da noi tifosi, quindi la cornice di pubblico è spettacolare, non si discute. E oltre, per me c'erano intorno ai 5.000 e qualcosa di spettatori. Per come conosco il campo, ormai mi sono abituata a sapere tutte le misure, quindi figurati. Ci siamo. Domenica, chiaramente per voi oggi riposo, domani si riprende, insomma dovete dimenticare presto la sbornia, diciamo, sportiva, perché c'è una gara veramente importante con il CUS Palermo e anche quello è un gran crocevia, perché una squadra del CUS che è invischiata nei bassi fondi della classifica, ma certamente non merita il posto che ha. Sembra banale dirlo, ma la partita di domenica è molto più importante di quella passata di ieri contro il Canicattì. La partita di domenica ci dice tanto, perché se noi... facciamo il nostro dovere, portiamo a casa i 3 punti, non lo so poi cosa succede, perché è molto importante. Anche perché nel frattempo si gioca Canicattì Mazzara, che sì, non è un risultato scontato, per quanto il Canicattì, insomma, non certo, sono diventati brocchi tutto in un colpo, assolutamente. Però noi non dobbiamo pensare agli altri risultati, ormai noi siamo a 6 punti di vantaggio, quindi dobbiamo pensare solamente a noi stessi e a fare bene. Ecco, io volevo chiudere anche con l'aiuto di Rino un po' il discorso su Licata Canicattì, perché sappiamo, Rino, cosa è successo prima, dopo, durante, come chiacchiere, il divieto di trasferta, questo divieto di trasferta che un po' in generale nessuno riesce a ben comprendere, perché non ci sono mai stati, ne abbiamo parlato domenica scorsa anche con il presidente, l'avvicinamento tra le società, oggi anche un post distensivo da parte della dirigenza del Canicattì, con una piccola vena polemica finale, ma voglio dire su quella che è stata l'organizzazione del Dino Liotta nulla da eccepire per nessuno. Si è parlato tantissimo in queste settimane di una rivalità storica tra Licata e Canicattì. Tu che, come dire, hai qualche capello bianco, per quanto chiaramente giochi in casa e te lo tingi. Giochi in casa e te lo tingi, però il capello bianco c'è. Che mi dici di questa rivalità? Io intanto vorrei capire la parola rivalità cosa significa per molti, perché poi aggiungiamo pure storica. Io seguo il Licata dal 1984 ai tempi di Magagnotti e poi Zeman e via dicendo. Io ricordo l'anno che abbiamo vinto il campionato di Serie C, andando in Serie B, anche in Serie B, molti di Canicattì venivano a tifare Licata mettendo anche lo striscione Canicattì presente. Ecco, vediamo, questo per esempio è un adesivo degli RG Blues tra Licata sezione Canicattì, riferito a quegli anni. Ecco. E questo invece è proprio nella curva oggi del Licata Calcio, anche in quel caso era la curva del Licata Calcio, questo è un Licata Cagliari del 22 maggio 1988, 3-1 per il Licata, la gara che praticamente ci diede la consapevolezza che la Serie B era vicina. Ricordiamo che a Cagliari giocava pure Gianfranco Zola quell'anno. Sì, ci giocava Zola e c'era Mario Ielpo anche in porta. Questo invece è il Licata Frosinone, la gara che il Licata ha vinto 2-0 e che valsa la Serie B, e anche lì le brigate ultras Canicattì erano in gradinata. Questo perché? Perché noi vogliamo veramente sperare che il Licata e il Canicattì il prossimo anno possano andare in qualche modo a braccetto in Serie D, per la via, ovviamente ci auguriamo il Licata per la porta principale, il Canicattì attraverso la Coppa Italia, mercoledì c'è una
sfida importante per il Canicattì, l'appuntamento con la storia, possono bissare, insomma, il successo dedicato allo scorso anno è tenere la Coppa Italia in provincia di Agrigento, visto che si gioca contro il Brera di Ragusa, e quindi speriamo che il prossimo anno, anche per la crescita del calcio agrigentino, sia dedicata che il Canicattì possano rincontrarsi su palcoscenici più importanti, e noi vorremmo che lo si facesse veramente in una cornice di pubblico giallo-blu e bianco-rossa, sia l'andata che il ritorno. Purtroppo il deficiente di turni esiste da Bolzano a Pozzallo, quindi è giusto che tolgono queste trasferte vietate e chi sbaglia paga, punto, basta. C'è inutile girarci attorno, perché ieri c'era un servizio d'ordine imbeccabile, polizia da tutte le parti, in una trasferta vietata. Gli amici di Canicattì sono entrati, non è successo nulla, anzi hanno applaudito a fine gara. Poi paradossalmente in questi casi succede che cosa? Che alla fine i tifosi dell'altra squadra in qualche modo si infiltrano in mezzo ai tifosi di casa, quindi se si vuole evitare il contatto in questo modo lo aumenti, perché no, una cosa è mettere nel settore ospite e controllarli. Sono uscito con persone di Canicattì che facevano complimenti sull'Icata, che vincevamo sicuro il campionato, erano con le famiglie e i bambini, quindi figurati se dove succedeva qualcosa, succedeva, non c'era bisogno anche di filtraggio. Quindi poi non capisco sempre la parola rivalità storica, cioè di cosa stiamo parlando. Tra l'altro il Licata e Canicattì, a parte il fatto che sono rincontrati negli ultimi anni in promozione prima in eccellenza, non si incontravano dall'83, dall'84, dai tempi della Serie C2, quindi infatti, insomma sono passati infatti un bel po' di anni, di acqua sotto i ponti ne è passata, e nel frattempo i tifosi del Canicattì e come tantissimi altri tifosi della provincia e della Sicilia, insomma, venivano al Dino Liotta a godere di grandi prestazioni sportive. Quindi questo insomma era un po' per confutare questa tesi di questa rivalità storica, di cui ho letto anche in sui giornali, sui siti, insomma un po' così. D'accordo, chiuso questo argomento, andiamo a vedere due servizi che abbiamo disponibili in redazione, insomma Dattilo Castellammare, così Roberto capirai anche come è maturata questa sconfitta casalinga della tua ex squadra, e Mussomeli Marsala, vediamo. Un altro derby, un'altra sfida importante per confermarsi in alta classifica e ritornare di nuovo al quarto posto. Oggi il Dattilo Noir contro il Castellammare. Un altro derby, un'altra sfida importante per confermarsi in alta classifica e ritornare di nuovo al quarto posto. Oggi il Dattilo Noir contro il Castellammare. Amici della pagina Facebook del Dattilo Noir, appassionati di calcio regionale, benvenuti da Giuseppe Favara al Giovanni Mancuso. Inizia adesso la partita per la squadra di Mister Melillo. Quindi tutto regolare per Matera, Secan di testa, attenzione al numero 8 di Bartolo che spazza via ogni pericolo. Buona la palla per Matera, il filtrante per Secan, prova il tacco, Secan si gira, appoggia però tra le mani di Costantino e di Giuseppe, il pallone per Messina, la risposta di Vito Grimaudo sul sinistro di Messina al nono minuto. Vella non ci arriva, spostato da Messina, vince un contrasto poi maltese per il Castellammare, palla per di Giuseppe, il controllo è sbagliato, la risposta di Grimaudo sul sinistro, se non andiamo errati, di maltese. Messina, attenzione a di Giuseppe, il tiro schiacciato, palla parata nuovamente da Vito Grimaudo. Più che altro il destro di Secan, che però è il risultato centrale, il Dattilo ha faticato a trovare spazio. Qui attenzione, Secan forse trattenuto, e qui più di un dubbio, ma si prosegue ancora Dattilo con Gomez che non riesce per andarsene su Barone. Qui il dubbio c'è sicuramente, questo sospetto rigore su Sergio Secan. Vai.
Palla che arriva, attenzione alla conclusione di Maltese, che risposta di Grimaudo, grandissima parata di Vito Grimaudo. Palla che arriva adesso, attenzione, ed arriva il gol di Barone, stavolta nulla ha potuto Vito Grimaudo, era nell'aria purtroppo per il Dattilo Noir, il numero 6. Arriva il pallone e c'è la rete di Maltese, tocco sotto misura dentro l'area piccola, raddoppio del Castellammare, Dattilo Noir 0, Castellammare 2. Stan in contrasto con Cardinale, alla meglio però il numero 10 del Castellammare, pallone buono per Maltese, esce Grimaudo, Maltese palla alta, sbaglia completamente il gol che avrebbe chiuso i conti. Matera in attacco, Scodella, il pallone in mezzo per Bono che va in rete, Vito Bono sul assist di Federico Matera, e questo è servito solo per il gol della bandiera, perché adesso è finita la partita, finisce il match. Il saluto da Rino Pitanza con Salvatore Giuliano per noi del Platani. Attenzione, Panepinto trova un varco per tre piedi in aria, il tiro! Cosa si divora? Tre piedi a tu per tu con Bevilacqua, occasionissima Mussomeli, perde l'attimo istante, attenzione lì, il tiro e c'è il miracolo di Bevilacqua, ancora su tre piedi. Anzo Panepinto, in mezzo il cross, il tiro, altro miracolo, che cosa ha parato Bevilacqua su colpo di testa sicurissimo di Gimò. Prova la ripartenza con Panepinto, attenzione Panepinto, il pallonetto e c'è la parata in ritorno di Bevilacqua, prende palla. Punta il suo avversario diretto, entra in area il cross, ancora una volta non si fanno trovare pronti gli attaccanti del Mussomeli con il Marsala che riparte. E c'è il tentativo, lo bue, c'è calcio di rigore, incredibile, la prima occasione per il Marsala in area e c'è il calcio di rigore e l'ammonizione per Amarasco, fischia l'arbitro. Parte Iovino, parata di Demiere, incredibile, grande parata di Mirko Demiere, fischia l'arbitro e manda tutti negli spogliatoi. Calcio di punizione Mussomeli, fischia l'arbitro, parte Ciancimino, una deviazione, il gol, Girolamo Ciancimino, il gol del Mussomeli, calcio di punizione, leggerissima, impercettibile, deviazione, pallone all'incrocio dei pali, Mussomeli in vantaggio. Calcio di punizione, parte Iovino, il tiro risulta centrale. Demiere c'è, calcio di punizione Mussomeli, fischia l'arbitro, tre piedi lì, anzi alla fine è Greco, il colpo di testa di Ciancimino che sfiora la doppietta personale. Ora Panepinto per Messina, attenzione, Messina in mezzo ancora, Panepinto, attenzione, fuori il pallone, un rimbalzo non proprio perfetto, la giocata di Lobue, però il Mussomeli ancora lì, tre piedi, il tiro, la parata di Bevilacqua, in avanti Panepinto, non c'è fuorigioco, dice l'assistente, cade Panepinto con Castiglione, il lancio ed è il Marsala che pareggia con il gol di Lobue, trafitta la difesa del Mussomeli con questo inserimento e il gol di Lobue. E attenzione, il miracolo ancora di Demiere su colpo di testa di San Yong. Stamattina ne parlavo. Prova ancora il tiro di Ferrara fuori. Mussomeli adesso anche con poco ordine, ma mette in mezzo il pallone. Attenzione, e c'è un tocco sospetto, ma nulla di che.
maglia. Attenzione, lì c'è Amarasco in mezzo, prova ancora e c'è il calcio di rigore. Attenzione, clamoroso calcio di rigore, calcio di rigore per il Mussomeli. Fuori aria, tre piedi, il tiro fuori, incredibile, incredibile quello che vi stiamo raccontando. Una opportunità grandissima per il Mussomeli per andare in vantaggio definitivamente. Avete visto il pallone dove è andato a finire, su calcio di rigore tirato da tre piedi. Insomma, Rino, emozioni anche negli altri campi, insomma, almeno quelli che siamo riusciti a vedere. La partita Mussomeli-Marsala che è stata abbastanza vivace. Marsala che, sinceramente, dopo le vicissitudini, diciamo, questo pareggio ha smosso un pochettino la classifica, però so ancora che sono sul mercato alla ricerca di un qualcosa per tentare di salvare la categoria. Invece parliamo della vittoria per 4-0 del Pro Favara a Geragine, parliamo anche perché insomma mister Balsamo è... Mister Balsamo lo conosciamo, è abituato in queste imprese, non, per me è normale che il Favara si salva conoscendo mister Balsamo. Non mi aspettavo di un Geragi che non prendeva gol da non mi ricordo quando partite e ne ha preso 4 tutti in una partita, quindi un portiere imbattuto 7 o 10 giornate che erano, il Favara non è riuscito a fare 4. Roberto, invece hai visto l'immagine del Dazio, della tua ex squadra? Sinceramente non mi aspettavo, come dicevo prima, questa sconfitta, però ci sta a perdere queste partite. Ma stanno facendo sempre lo stesso, un buon campionato. Leandro, mercoledì, Canicattì, Marina di Ragusa, che risultato ti aspetti? Conosci il Canicattì, non so se conosce anche il Marina di Ragusa. Sì, il Canicattì l'abbiamo affrontato, il Marina di Ragusa abbiamo fatto un amichevole quest'estate, posso dire che è una squadra ben posta in campo, e compatta e fatta di grandi giocatori, soprattutto degli esterni in particolare, il centrocampista fortissimo Under, troppo forte, quindi io mi aspetto una gran partita da entrambe e due le squadre. Poi a me non mi interessa chi può vincere, a me l'importante è che ci sarà un buon gioco e che vinca il migliore, sinceramente. Rino, al di là del risultato della finale di Coppa Italia del Canicattì, si è un po' ripetuto quello che è stato l'anno scorso per il Licata, nel periodo più importante della stagione, questi impegni. E secondo te la formula della Coppa Italia a questo punto è da rivedere, perché sembra quasi che chi va davanti in Coppa Italia poi perde chiaramente risorse in campionato e insomma... Giocare non diventa neanche appetibile, insomma. No, noi quando siamo usciti dalla Coppa Italia quasi quasi eravamo contenti. Oddio, contenti no, perché era un basso. Contenti era un basso parlo di quest'anno. Però parlo di quest'anno, non l'anno scorso. Di quest'anno sì, perché è uno spreco di energie, non hai neanche il tempo di rifiatare. Mercoledì e domenica era diventato veramente pesante. Però una cosa la voglio dire, sarà sicuramente una bella partita, perché ho visto alcune partite di Maria di Ragusa e gioca veramente bene, dove il direttore sportivo Cesare Sorba ha costruito veramente un buon organico, dove ci sono i fratelli Arena, principalmente il 2000, un ragazzino che è veramente forte questo ragazzo. Se il Canicattì gioca con l'atteggiamento che ha giocato domenica a Licata, rischia di uscire veramente dalla Coppa mercoledì, perché a Licata è stato un Canicattì molto rinunciatario, dove ha messo gli attaccanti in manghina, schierando dei ragazzini avanti in balia della nostra difesa, che con tutto rispetto parlando Maltese, Cassaro e Chiavaro non hanno lasciato spazio a nessuno. Se usa lo stesso atteggiamento avrà molte difficoltà a giocare contro il Marina di Ragusa. Ok, quindi vedremo, insomma, ve lo racconteremo lunedì prossimo, probabilmente avremo anche le immagini, mentre andiamo a vedere il prossimo turno, quindi i prossimi impegni dell'Licata, certamente delle altre squadre. Si parte proprio con CUS Palermo-Licata, ancora non è certa se la gara si giocherà di sabato o di domenica, il CUS normalmente gioca il sabato, ma insomma da qualche voce di corridoio si parla di uno slittamento a domenica, quindi vedremo il comunicato, insomma, se il CUS chiederà di spostare la gara a domenica o se si giocherà in anticipo. Poi Canicattì-Mazzara, Canicattì che torna al Saraceno di Ravanusa dopo le fatiche della Coppa Italia, incontro insomma una squadra non l'ultima arrivata. Poi Castellammare-Mussomeli, Geraci-Dattilo, Caccamo-Sant'Agata,
Partini Caudace Alcamo, Profavara Castelbuono, Marsala Parmonval. Rino, qualche spunto importante in questa giornata di campionato c'è? Licata che ha una gara importante, probabilmente importantissima, da qui alla fine del campionato lo saranno tutti, però insomma... Licata se gioca come ha giocato domenica nelle ultime partite non avrà avversario. L'importante è arrivare concentrati a questa partita e portare a casa 3 punti. Poi non deve guardare altro, l'unica cosa che deve guardare il Licata è vincere anche al 93esimo, va a vincere. Leandro, domenica a Palermo o sabato a Palermo contro un ex compagno di squadra, Ricco Buono? Ricco Buono. Lui è troppo forte come giocatore. Però non stanno andando bene. L'ultima partita hanno pareggiato, se non erro. Sbaglio, no? A Sant'Agata. Non stanno andando bene, ma comunque una squadra, insomma. Sicuramente ci aspetteranno, perché vorranno. Poi contro di noi tutte le squadre faranno la partita della vita. Però noi la prepariamo come abbiamo fatto sempre, con grande umiltà, e scenderemo in campo per ottenere questi 3 punti. Roberto, giochi dal primo minuto? No, non lo so. No, vabbè, se questo lo può rassegnare, con Delicata hanno sempre giocato le partite della vita. Sì, non è solo il Cusco Palermo, quindi figurati. Rimettiamo un attimo la grafica del prossimo turno, così giusto da commentare le altre partite per capire cosa succederà negli altri campi. Dicevamo di Canicattì, Mazzara, Rino. Si conclude con Canicattì Mazzara, per il Canicattì un filotto terribile. Sant'Agata, Licata, Maria di Ragusa, Mazzara, peggio dell'anno scorso, peggio di noi l'anno scorso. In questa partita da 2 impegni molto pesanti, 2 impegni pesanti dove già il primo è saltato, ha perso a Licata, gli rimane la coppa. Il Mazzara dal canto suo, se vuole fare i playoff Tarantino, deve andare a fare il risultato a Canicattì, deve andare a vincere. Quindi è una partita importante più che altro per il Mazzara. Leandro, da detentori della Coppa o da sconfitti in finale, è una gara che si affronta diversamente. Questo è successo anche l'anno scorso, quindi forse il risultato di domenica potrebbe anche dipendere da quello che succederà mercoledì. Parliamo del Canicattì, chiaramente. Sicuramente, però io la vedo molto difficile per il Mazzara. Il Canicattì c'è un organico molto, molto forte sulla carta. Ed è difficilmente una squadra a terra punti su quel campo. L'ha tenuto il Sant'Agata, che ricordiamo non ha perso ancora una partita, però il Canicattì secondo me ha una marcia in più a rispetto del Mazzara. Però noi confidiamo all'ex, uno che ha fatto la storia qua a Licata, del mister Tarantino, e speriamo che fermerà il Canicattì. E poi c'è una gara che profuma di playoff, che è Geraci Dattilo, tra 2 squadre che hanno praticamente ieri perso entrambe. Sì, ma secondo me come può uscire la vittoria del Dattilo, come può uscire anche la vittoria del Geraci. Sono tutte e due delle buone squadre, quindi non so, io spero che vinca il Dattilo. Rino, chiudiamo con un flash sull'esonero di Antonello Capodicasa, anche lui un allenatore che da noi ha lasciato tanti, tanti bei ricordi, ma che dopo, insomma, è un po' sparito quantomeno dal calcio regionale. Sappiamo che ha fatto attività giovanile con il Palermo, ha provato a rimettersi in campo, insomma, nel calcio agonistico, però con alterni risultati. Forse era una operazione troppo difficile quella di salvare il Caccamo. Un'operazione molto difficile, in un periodo molto difficile, un incampo molto difficile per il gioco che fa Capodicasa. Capodicasa è un amante del gioco, del classico 4-4-2, palla a terra e senza lanci lunghi. Logicamente per fare questo gioco ha bisogno dei giocatori adatti e del campo adatto. Quindi era probabile che arrivava questa esonero. Dispiace, perché è un amico Antonello, quindi. Penso che ci siamo detti tutto. Questo era Extra Time, questo era il racconto di quanto è successo ieri, con ancora negli occhi le immagini della splendida vittoria delle Licate e del Dino Liotta gremito. Ci auguriamo che questo pubblico non abbandoni la squadra anche nelle altre partite non di cartello, e comunque ci auguriamo di festeggiare tutti assieme a fine campionato. Grazie a Roberto Convitto. Grazie a voi, una buona serata a tutti. Grazie a Leandro Rizzo. Grazie a Rino Di Vincenzo. Un saluto lo facciamo anche al nostro Andrea Camilleri, che è debilitato a casa ma che ci seguiva e ci dava anche suggerimenti. E grazie chiaramente ad Ezio in regia, a tutti quanti oggi ci avete ascoltato, eravate veramente tanti. L'appuntamento a lunedì prossimo con Extra Time.